Oh, ho messo nel schermo troppo così. Oh, ok. Allora, buonasera a tutti, buonasera amici e amiche, buongiorno a chi vedrà la diretta ogni mattina. Questa sera siamo per la terza volta insieme al grandissimo Stefano Ossi. Ciao Stefano, ben arrivato. Ciao, ciao Achille, buonasera a tutti. Quando ti vedo con questo ghignolino mi piace tanto, vuol dire che le notizie non sono tanto belle. Ma sono particolare come sempre, c'ho il gatto che gira qui intorno. Ah, eccola lì. L'ho sentita che arrivava. Per chi non conoscesse ancora Stefano, che si è perso le altre due puntate, Stefano è un appassionato di geopolitica, un analista, un bravissimo analista militare. Quindi lui sta seguendo la guerra in Ucraina, ha seguito la guerra di Siria e la guerra nello Yemen, cioè le guerre che sono state negli ultimi 10-15 anni. Scrive su molti giornali, quindi è una persona molto informata e si tiene informato Alcune riviste. alcune riviste. Si tiene informato grazie alle cartine militari ufficiali, dove da lì trae informazioni e spiega veramente cosa sta succedendo sul campo di battaglia. Ovviamente è l'esatto opposto di quello che ci dicono il mainstream italiano, le televisioni. Quindi, Stefano, a te la Non parola. sono quelle ufficiali dei ministeri della difesa, però sono, diciamo, quelle più affidabili che ho potuto reperire sul web. Le avevo già conosciute 9 anni fa, quando scoppiò il conflitto in Ucraina. Noi stiamo vivendo quella che è l'escalation di un conflitto che era già in essere, e poi le ho potute recuperare tramite amici in Russia, perché si accede a queste solo tramite abbonamento e tramite circuito di pagamento russo, perché come sapete la Russia è stata estromessa dal circuito di pagamento occidentale, del circuito SWIFT. Se ne sono fatti uno loro e hanno risolto il problema senza nessuna complicazione extra. Stefano, prima di inoltrarci, facciamo magari anche un piccolo preambolo parlando di quello che sta succedendo un po' in Moldavia, un po' in Armenia, che c'è tutto un casino Certamente, intorno. anzi, volevo appunto parlare proprio anche di questi argomenti perché sono importanti per rivedere un attimo quello che è successo 9 anni fa, appunto a Maidan, più o meno in questo periodo dell'anno, da novembre 2013 a febbraio 2014, si consumò il colpo di Stato in Ucraina che estromise il presidente regolarmente eletto Yanukovych e vai giù. È carina. Sì, c'è il suo nascondiglio lì dietro. Yanukovych venne quindi estromesso. Oggi che cosa abbiamo visto in questi giorni in Georgia? Abbiamo visto il Parlamento georgiano che ha votato un disegno di legge che di fatto obbligava i titolari di finanziamenti dall'estero, e cioè le organizzazioni non governative o i singoli o i politici o i giornalisti che ricevono finanziamenti a vario titolo da paesi o organizzazioni straniere alla Georgia, di doversi dichiarare come agenti stranieri, nel senso che se sono pagati da potenze straniere, loro devono dichiararsi come agenti stranieri, cioè che agiscono nell'interesse di paesi stranieri che gli indicano evidentemente quale direzione prendere per la loro azione politica o per la loro azione sulla società civile di un determinato paese, in questo caso la Georgia. La Georgia ha votato questo provvedimento il Parlamento georgiano, quindi a maggioranza, in maniera del tutto legittima, e nell'interesse di tutelare la democrazia nel paese, in modo che non venisse influenzata da organismi estranei al paese. Questa è una cosa che non è un provvedimento campato in aria. Si basa su un principio cardine della democrazia occidentale che trova la sua massima espressione nel FARA, Foreign Agent Registration Act,
che non è nient'altro che un provvedimento votato nel 1938, anzi, guarda, ce l'ho, te lo faccio vedere, lo posso condividere un attimo? Ma tutto quello che vuoi. Allora, impostazioni presenta, condividi sullo schermo, eccolo qua. Questo qui è il testo preso dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, quindi assolutamente una fonte non confermata, di quello che è questo provvedimento di legge. Questo provvedimento di legge serve appunto per tutelare la democrazia americana dalle ingerenze straniere. Perché è stato aspetta che torno su di noi, ecco, perché è stato votato allora? Perché c'era il pericolo di vedere coinvolte delle organizzazioni estere nell'indicazione di disegni o di processi politici che influenzassero l'opinione pubblica degli Stati Uniti nei confronti, ad esempio, del conflitto nascente in Europa. E pertanto non volevano, ad esempio, che gli inglesi o i tedeschi operassero all'interno degli Stati Uniti per influenzare le decisioni del popolo americano in merito all'entrata o no, o meno, nel conflitto bellico. Capite l'importanza di un atto simile all'interno della democrazia di un paese. Ripensando al passato recente italiano, le polemiche uscite quando un partito politico italiano rischiava o era stato indicato come recettore di finanziamenti, anzi più di un partito, dall'estero, o dal Venezuela o dalla Russia o dagli Stati Uniti, ecco, a seconda dei momenti, o da Soros, per chiarire, soprattutto da Soros in particolar modo. E questo, tra l'altro, poi in tempi ancora più recenti, le indagini che hanno portato all'arresto di persone europarlamentari, quindi dell'Europarlamento, che hanno ricevuto fondi da fondi sovrani esteri per influenzare le scelte del Parlamento europeo e assegnare o meno i mondiali di calcio o altri tipi di attività al Qatar, no? Per capirci. C'è qualcuno che è in galera per questo tipo di attività, per aver ricevuto fondi dall'estero, no? Che si possono chiamare corruzione, oppure, nel caso che indichino un orientamento politico, fondi di finanziamento, no? Cioè i famosi lobbisti che girano per i palazzi della politica a promuovere iniziative a sostegno della loro parte industriali, fondi economici di investimento e quant'altro. E anche i paesi stranieri, giustamente, girano e promuovono gli interessi dei loro paesi. La Georgia quindi aveva pieno diritto di fare votare una legge simile che ne tuteli la democrazia, se non che ecco, tra i finanziatori esteri c'era l'Unione Europea, evidentemente, probabilmente Soros e probabilmente gli Stati Uniti stessi. Ecco allora che si sono scatenati nell'accusare il governo georgiano di svolgere un'attività simile a quella che ha fatto la Russia, che ha votato una legge simile che è stata condannata perché c'erano tutte le attività, le ONG, i personaggi finanziati dall'Occidente che hanno dovuto dichiararsi agenti stranieri perché se non lo facevano rischiavano poi il carcere. E pertanto sono stati poi tacciati con il bollino di agenti stranieri. Un po' come se noi giriamo su YouTube o su altri social, troviamo delle indicazioni con scritto magari questo canale, adesso non li vediamo neanche più perché ce li hanno direttamente tolti dalla possibilità di visualizzazione sui social. Però prima c'erano magari le pagine di RT,
di altri canali russi, così, e c'era la dicitura sono finanziati dall'Iran oppure dal governo russo, come se apparisse la stessa scritta sotto la RAI, e uno dice sì, vabbè, ok, è la TV di Stato italiana, è ovvio che è sovvenzionata dal governo italiano. Che cosa significa? Niente, in fin dei conti. Come l'IRIB, l'agenzia dell'informazione iraniana, appaiono ogni tanto anche queste scritte su vari social dove non li hanno ancora bannati, per dire. Quindi l'Unione Europea dice: ah no, assolutamente, la Georgia non deve seguire questo tipo di esempio di Putin, no, della legge filorussa simile a quella che ha fatto la Russia, dimenticando che loro stessi hanno leggi simili, che gli Stati Uniti hanno fatto una legge simile addirittura nel 1938 ed è ancora in vigore, e addirittura il Canada ne sta facendo una proprio per tutelare quella che è la... Allora, hanno detto, Kirby ha dichiarato: gli Stati Uniti sostengono la rinuncia della Georgia al registro degli agenti stranieri perché tale registro è incompatibile con i valori democratici. Il Canada invece creerà un registro di agenti stranieri in quanto ciò proteggerà i valori democratici. Tale registro esiste già negli Stati Uniti e anche in Australia. Adesso in Australia non sono andato a cercare il testo della legge, però è singolare come a seconda del paese che crea il medesimo progetto di legge, questo diventi o uno strumento di democrazia evoluta o uno strumento di repressione della democrazia. Questo a seconda di chi sono i finanziatori, in poche parole. Perché va a finire come in Ucraina, più o meno. La strada, diciamo, è quella. La Georgia vuole tutelarsi dagli uni e dagli altri, nel senso che la Georgia ha un governo che è assolutamente filo europeo e filo NATO, per capirci, però ha detto già dei no a delle richieste ritenute fuori dall'interesse georgiano, sia alla NATO che all'Unione Europea o all'Ucraina. In particolar modo, molti chiedevano da più parti di aprire un secondo fronte contro la Russia. E la Georgia ha detto, tradotto dal georgiano all'italiano, ha detto: ma siete scemi? No. In linguaggio diplomatico hanno detto: no, guardi, questo provvedimento non collimerebbe esattamente con gli interessi del nostro paese, no, e pertanto non abbiamo interesse ad aprire un fronte con un paese visto come la Russia, visto quello che è successo già nel 2008, quando Saakashvili invece aprì proprio un fronte contro l'Abkhazia, invadendo la Repubblica Indipendente dell'Abkhazia perché ne rivendicava il possesso. Come è successo? Poi ha attaccato oltretutto le forze di interposizione russe che erano al confine per evitare gli scontri tra le formazioni dell'Abkhazia e quelle georgiane, e lì ha scatenato la risposta russa che ha invaso la Georgia per poi ritirarsi, ha posto fine all'operazione militare georgiana contro le due repubbliche dell'Abkhazia e della, non mi ricordo più come si chiama l'altra, fatto sta che ha riportato la situazione alla normalità e alla tranquillità. Da allora, dal 2008 in avanti, non ci sono più stati di questi problemi. Il fatto è che invece da parte ucraina si pretendeva che la Georgia invadesse nuovamente queste due repubbliche, e questo indipendentemente dal fatto che poi la Georgia abbia o meno la possibilità di portare avanti questo fronte, solamente per alleggerire quello ucraino. Ecco, vedete, quando un paese quindi dice dei no, diventa immediatamente nemico. Finché ha un'obbedienza cieca, totale e assoluta agli ordini che riceve, va bene, qualunque cosa faccia. Quando, pur essendo dalla tua parte,
si presenta con dei no, un po' alla, al primo ministro ungherese, che sì, fa parte della UE, sì, fa parte della NATO, però Orban, per capirci, sì. Allo stesso tempo lui valuta i provvedimenti che siano o meno a favore del suo paese e della sua popolazione. Questo viene chiamato sovranismo, in realtà è semplicemente fare, amministrare il proprio paese secondo il mandato ricevuto, perché ricordiamoci che i ministri più o meno in tutti i paesi, ma nel nostro in particolare, giurano fedeltà alla Costituzione e di agire nell'esclusivo interesse del paese, cioè dell'Italia. E questa è una richiesta non derogabile. Pertanto, se si scoprisse che agiscono invece in favore di interessi quali quelli dell'Unione Europea a danno dell'Italia o della NATO a danno dell'Italia, si configurerebbe qualche piccolo problema di impegno preso nei confronti del paese e del giuramento sulla Costituzione. La Georgia quindi si trova in questa particolare situazione in cui le piazze si sono riempite a ordine, a comando dei evidentemente finanziatori, e 10-15.000 persone, evidentemente al soldo di queste varie ONG e di questi vari soggetti di finanziamento, sono scese a fare il loro lavoro, e cioè a guadagnarsi la pagnotta, creando disordine nella capitale. Nella capitale cosa è successo? Hanno cinto d'assedio i palazzi governativi, hanno aggredito le forze dell'ordine, ne hanno feriti molti perché c'è stato un fitto lancio di Molotov contro di loro, hanno poi addirittura sono arrivati a occupare alcuni palazzi delle istituzioni. Se noi torniamo con la memoria al 6 gennaio di 2/3 anni fa, 2021, ci ricorderemo senza dubbio, due anni fa quindi, ci ricorderemo senza dubbio dell'attacco al Campidoglio. Vi ricordate le dichiarazioni del governo degli Stati Uniti, della stampa americana o dell'Unione Europea nei confronti di manifestazioni di una tale violenza contro i palazzi istituzionali? È un attacco alla democrazia, inaccettabile, nonostante siano stati ammazzati tra l'altro alcuni manifestanti, nessuno si è lamentato della violenza contro di loro, perché era sacrosanta, ha detto loro. Ecco quindi che anche qui la violenza delle forze dell'ordine contro i manifestanti è sacrosanta e giusta quando va negli interessi di Stati Uniti o Unione Europea. Ricordiamoci la repressione violentissima delle forze di sicurezza francesi nei confronti dei Gilets Jaunes. Dove sei? Ecco, un miagolare, diciamo, dov'è? Ma se, abbiamo visto anche in Francia che c'è un casino, ma adesso per passare, sì. C'è la riforma delle pensioni in ballo, cioè i sindacati chiedono di sospendere la riforma delle pensioni perché è fortemente penalizzante dei lavoratori. Pensate, vanno in pensione a 62 anni contro i nostri 67 e vogliono portarla a 64. Di fronte a questa manifestazione i francesi si sono mobilitati in massa, ci sono state manifestazioni anche da oltre 700.000 persone o 1 milione a Parigi, ma ci sono manifestazioni anche in tutte le altre città e non accettano questo tipo di manovra che è penalizzante per loro. Naturalmente noi ci ricorderemo le imponenti manifestazioni dei sindacati italiani allorché venne varata la manovra Fornero. Tutti ce la ricordiamo, vero? Sì, sì. Ecco. Ma, Stefano, adesso
cambiando il discorso, andando verso l'Ucraina, ma sì, ti voglio fare questa domanda qua, ti faccio sì, vedere una foto. Poi adesso Barò, mi hai fatto venire in mente una cosa da puntualizzare poi dopo, prima di chiudere. Vai, se devi fare. Allora, per puntualizzare, visto che me l'hai fatto venire in mente, cosa è successo quindi? A seguito di queste manifestazioni il Parlamento ha ritirato il provvedimento di legge, ma nonostante ciò i manifestanti vogliono proseguire le manifestazioni. Perché? Perché nel frattempo hanno visto che se c'è un ventremolle in cui affondare il colpo, allora possono provare ad affondarlo del tutto. Per esempio, se c'è un primo ministro eletto democraticamente dalla popolazione georgiana, perché non cogliere l'occasione per far cadere il governo e instaurare un governo della minoranza, che però ha l'appoggio estero di Unione Europea e Stati Uniti, e faccia magari ottempere a quelle richieste che sono state fatte attaccando l'Abkhazia. Uno degli slogan che i manifestanti gridavano in piazza era Sukumi, Sukumi, che non è una parolaccia, ma è il nome della capitale della Repubblica di Abkhazia, e quindi è un chiaro riferimento a un'iniziativa di una richiesta di attaccare questa repubblica per aprire casualmente un secondo fronte con la Russia. Ecco. Io intanto volevo farti una domanda un po' impertinente. Qui vediamo da una cartina che ho ricevuto questa mattina dalla Russia, come si può vedere scritto in cirillico, che è un bellissimo oggetto di fabbricazione statunitense, battente bandiera statunitense, un B-52 che porta testate nucleari, si stava dirigendo verso la Russia. Perché gli americani continuano a provocare così i russi? Perché poi so che ci sono alzati i caccia intercettori. Sì. Questo, qui questo qui è diretto sul Golfo Persico, a dire il vero. Che questa stamattina mi hanno mandato questo, aspetta. Forse è un altro. Lo cerco. Vabbè, comunque adesso lo cercherò. Sì. Mentre tu parli. E come mai questi B-52 russi americani vanno verso la Russia a rompergli le palle? Tanto vado a cercarlo fuori. Allora, si portano normalmente sul punto di inizio attacco. Si alzano in volo e non vengono normalmente registrati nelle varie piattaforme di controllo del traffico aereo, tipo ad esempio flight radar, che non sono strumenti di controllo di traffico aereo, per carità, ma prendono il segnale emesso dagli strumenti di riconoscimento e li mettono in rete questi siti. Ora, questo strumento non è obbligatorio per i mezzi militari, nel senso che loro possono volare anche senza e quindi non apparire sulle mappe, diciamo, del volo aereo. Se qualcuno si chiede mai come mai ci siano tante scie nel cielo, basta che apra Flight Radar e al momento istantaneo vede che per ogni aereo che passa di rotta vede l'aeroporto di partenza, la destinazione, può vedere anche se passa sopra casa sua a che quota di volo si sta volando. Ecco, questi aerei qua, queste esercitazioni che fanno spesso e volentieri gli Stati Uniti, non vengono mai annunciate dai nostri media come delle vere e proprie provocazioni o voli aggressivi o minacce da parte della NATO nei confronti della Russia. No, eccolo qua. Non indicano mai una tale natura di queste. Ecco, se noi c'è la scala per caso di questa mappa, più in basso magari c'è un riferimento sulla distanza? No. Oppure lo guardo io un attimo sulla mappa che ho qui, a giudicare dal punto dove è arrivato, capire a che distanza è raggiunto da San Pietroburgo. Allora, è raggiunto. Ok, e dopo Tallinn. Dicendo Tallinn. Sì, e dopo Tallinn, quindi in questo punto qui ha virato, era circa 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200 chilometri circa, neanche forse,
da San Pietroburgo. Ma so che sono entrati, si sono alzati in volo di caccia intercettori, ho sentito. Certo, per riconoscere che velivolo fosse, e perché poi quando si avvicinano così tanto non sanno se hanno intenzione di attaccare o meno. La cosa principale da capire è che San Pietroburgo è una delle principali città dopo Mosca della Russia. Un avvicinamento di questo tipo di un bombardiere statunitense significa che a quella distanza poteva lanciare un missile supersonico o eventualmente, nel momento in cui dovessero averne un numero operativo adeguato, un missile ipersonico. Al momento non hanno nessun missile ipersonico da crociera in grado di... Gli americani no, non ce l'hanno, stanno ancora compiendo i test preliminari, non hanno ancora completato la standardizzazione della produzione per l'efficacia dimostrata nei test, perché ci sono stati tanti fallimenti di questi test, ecco. Allora un volo di questo tipo può lanciare con un missile supersonico o un domani che dovessero averlo ipersonico con un preavviso assolutamente minimo, si parla di poche manciate di secondi, cioè un minuto e mezzo, due minuti, che non dà tempo per predisporre eventuali risposte da parte delle difese, se non un'eventuale rappresaglia contro analoghe città negli Stati Uniti o in Europa, chiaramente. Ma perché li provocano così? Cioè, perché arrivi fino lì, sembra che vuoi lanciare un missile e poi torni indietro, cioè, ma lì prima o poi ti incazzeranno. Perché li vogliono tenere sotto pressione affinché commettano poi degli sbagli. Il problema è che di fronte a simili azioni, simili provocazioni gravissime, si capisce invece ancora molto di più il perché noi ci troviamo in una situazione di escalation in Ucraina. Perché se voi immaginate che compiono questi atti adesso che hanno preso il controllo di Estonia, Lettonia e Lituania, no? Facendole entrare nella NATO, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, e lo fanno anche arrivando al confine della Polonia o della Romania, un domani dovessero completare la conquista dell'Ucraina, e parlo degli americani, non dei russi, perché di fatto loro hanno iniziato questo procedimento nel 2014 causando il golpe di Maidan, di fatto. E voi immaginate, entrando l'Ucraina nella NATO, quindi violando gli accordi di Istanbul del 1999, che prevedevano che nessun paese potesse rafforzare la propria sicurezza ai danni di quella di un altro, ecco che invece facendola entrare, violando questo accordo sottoscritto da tutti, era l'articolo fondante, il trattato fondante dell'OSCE, per capirci, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, non una cosa di poco rilievo, ecco che loro, ignorando semplicemente bellamente questo articolo, tra l'altro ho visto oggi il video di uno youtuber che ha più di 500.000 iscritti e fa numeri di visualizzazione da allucinanti, una ricostruzione del tutto incompleta, del tutto parziale, del tutto dilettantesca delle ragioni che hanno portato a questa escalation, che mi ha lasciato stupefatto. Insomma, perché? Perché ha esaminato esclusivamente un periodo da lui selezionato per iniziare a parlare delle ragioni che hanno portato al conflitto, dimenticando di trattare quello che era successo prima, ad esempio, nei mesi prima.
No, ha detto, è pagato dal sistema. Esatto, partiamo da ottobre del 2021. Perché da ottobre del 2021 e non da gennaio, quando sono iniziati i movimenti e la crisi? Tra l'altro l'avevo riportato anche nei video fatti col bravissimo Virgilio, la serie I mastini della guerra, che abbiamo iniziato a fare proprio perché eravamo spaventati da quanto si stava muovendo, e purtroppo ci abbiamo visto bene su quello che è poi avvenuto. I movimenti dell'Ucraina partivano a gennaio, non a ottobre la Russia, basta. Gennaio e febbraio l'Ucraina sposta tutto l'esercito a est, causa la risposta russa che sposta l'esercito a ovest in risposta a quello. E allo stesso modo voi immaginate questi bombardieri che partono e fanno la stessa azione, ma anziché arrivare vicino a 200 km da San Pietroburgo, arrivano a 400 km da Mosca. Ma prima o poi si fanno abbattere. Ma se arrivano al confine dell'Ucraina, a nord-est, sono a 400 km da Mosca. E in quel caso potrebbero in qualunque momento, ogni singolo volo che arriva a quella distanza può lanciare i missili contro la capitale. E i russi non hanno altro modo di difendersi se non lanciare in volo i caccia in caso questi aerei americani decidano di lanciare un attacco contro la Russia. Si faranno abbattere, prima o poi si fanno abbattere, sicuro? No, perché la Russia non vuole lo scoppio del conflitto atomico, e non l'ha mai voluto neanche l'Unione Sovietica, tant'è che aveva spinto gli Stati Uniti verso un accordo che potesse impegnare tutte e due le parti nel non sferrare il primo attacco, ma gli Stati Uniti si rifiutarono sempre di sottoscrivere un accordo simile. Però tu cosa faresti se tu fossi, lascia stare Putin che non c'entra niente, ma tu fossi ministro della difesa o i generali che vedi queste provocazioni? Non puoi permettere che loro arrivino così vicino, quindi prima o poi casino succede, se non è per terra sarà per aria. Cioè, non è che puoi permettere che questo, e se un giorno forse al lupo lo tirano veramente, hai capito che è un casino, che è una situazione. Sì. I russi hanno fatto la loro esercitazione simile a questa, ma molto più distanti dalle coste e dalle città statunitensi, nel mezzo dell'Atlantico, con l'Admiral, non mi ricordo più come si chiamava, la fregata, che era una lanciamissili dotata di missili ipersonici Zircon. Questa nave ha simulato l'arrivo in acque internazionali, quindi poteva benissimo arrivarci, a poche centinaia di chilometri da Washington, e poi simulava il fuoco ed era a 6-7 minuti dalla capitale. Quindi questo tempo non lascia margine di risposta per le difese missilistiche, antimissile americane, anche per una ragione, che prima di individuare il volo del missile di tempo ne passa. I missili hanno una traccia di questo tipo, hanno una traccia radar ridottissima. Abbiamo visto come i sistemi di difesa aereo non siano assolutamente in grado di intercettare un missile ipersonico. Ne hanno lanciati già diversi russi in Ucraina e nessuno di questi è mai stato intercettato. Allo stesso modo i sistemi di difesa occidentali non sono in grado neanche loro di intercettare uno di questi missili, perché sono programmati e studiati per intercettare bersagli, ad esempio in arrivo su una traiettoria balistica, come ad esempio i Patriot, bersagli che arrivano anche a velocità supersonica, ma non ipersonica, per capirci. Possono prendere alcuni bersagli ipersonici sistemi di difesa antimissile ABM, in quel caso possono intercettare vettori di rientro, quindi a velocità che viaggiano tra i 20 e i 22 Mach,
ma solo ed esclusivamente se seguono una traiettoria balistica, e cioè se non variano la loro quota di volo, se non variano la direzione di volo, se non cambiano traiettoria. E questo lo fanno le testate definite MARV, che quindi annullano già loro la capacità di difesa AVM. Poi ci sono i vettori tipo l'Avanguard, che è un aliante ipersonico che viaggia a quote di volo molto più basse rispetto a un missile balistico intercontinentale, e quindi viene rilevato dai sistemi di difesa aerea quando è estremamente vicina ai bersagli. A quel punto inizia una serie di manovre evasive, cambiando altitudine, rotta, quota, senza una chiarire quale sia il bersaglio designato finale, e in questo modo elude tranquillamente le difese aeree del nemico. L'Avanguard viaggia tra i 15 e i 22 Mach di velocità, e quindi capite che è questione di pochissimi minuti prima di arrivare sul bersaglio. Ora, queste provocazioni continuamente fatte dagli Stati Uniti hanno già causato dei possibili incidenti in passato e possono provocarne sempre di più in futuro, soprattutto, e ripeto, soprattutto adesso, in un momento in cui le tensioni sono altissime, per cui la Russia non può sapere se quel B-52 che si è mosso fino a 200 km da San Pietroburgo è o meno operativo, ma il fatto che fosse visibile sui flight radar, perché la mappa che mi hai mostrato probabilmente era di flight radar, sì, mi fa pensare che chiaramente si potesse trattare di una esercitazione che fosse stato reso visibile sulla piattaforma proprio per stemperare il rischio di un eccesso di timori da parte russa. Sì. Era come dire: possiamo arrivare lì, occhio che ci arriviamo, ma sopra non c'è un cazzo stavolta. Sì, perché però siamo visibili. Esatto, siamo visibili anche su flight radar. Non è così per quelli che probabilmente sono in volo in questo momento sulla Romania, ad esempio. Tu puoi trovare degli indicatori che ti dicano ci può essere uno di questi B-52 in volo in Romania, oppure il punto di inizio attacco può essere tra la Corsica e l'Italia, anche più arretrato, altrimenti sono sulla Romania come punto di inizio attacco. Lì vengono riforniti H24 da cisterne, aerocisterne in volo. La NATO ha una quantità di aerocisterne enormemente superiore a quelle russe, ad esempio, proprio per la ragione di tenere in volo questi bombardieri. La Russia invece non ha mai avuto la velleità di proiettarsi a ridosso degli Stati Uniti per minacciare la Russia come l'Unione Sovietica prima. Ti voglio fare poi una domanda, una curiosità mia. Scusa, personale. No, gli americani non attaccano perché sono inferiori a livello militare. Gli americani non attaccano perché non sono ancora sicuri di poter fermare la risposta russa. Questo è il problema. Sei bellissima questa però. Dicono, sì, è la mutua distruzione. Mai... Sì. È il principio che ci ha tenuti in vita fino ad oggi. Nel dubbio che possono prendere un attacco nucleare, essere spazzati via, non attaccano. È quella la ragione fondamentale per cui noi oggi siamo ancora vivi come umanità, nel senso che perché nel momento in cui gli Stati Uniti dovessero mai avere il sentore di essere in grado di poter fermare la risposta russa a un loro primo attacco, un primo attacco che dovesse diventare devastante perché magari acquisiscono una tecnologia che gli permetta di colpire non visti le basi di lancio russe, per esempio, e quindi annichiliscano una capacità di risposta immediata sufficientemente potente da parte russa, e che il numero di missili che poi è in volo molto ridotto venga in parte eliminato dai sistemi di difesa aerea.
antimissili, intendo. E quindi questo porterebbe a un numero accettabile di morti, pochi milioni di cittadini americani morti, e questo sarebbe per loro un numero accettabile, pertanto potrebbero decidere a un certo punto di sferrare l'attacco. Tutto questo ragionamento è stato spiegato benissimo in un capolavoro della cinematografia che era, se non sbaglio, dunque un film con Henry Fonda, si chiamava, aspetta, adesso non mi viene in mente, gli ascoltatori, prego, cercate un attimo il film con Henry Fonda. Stefano, ti faccio una domanda tecnica, sì, ti lascio proseguire. Ogni quanto, cioè, allora io ho, non so, un F-16, un F-15, io sto viaggiando con un caccia americano, che può essere anche russo. Quanto tempo può stare in volo facendo rifornimento senza spegnere la macchina? Mai. Cioè, quanto può stare in volo? Ma può fare 2, 3, 4, 5 rifornimenti, poi deve rientrare. Quindi No. Significa 8, 10, 12 ore. Poi fonde. Cioè, non è che può stare sempre su. Sì, non è come deve atterrare. L'aereo di linea non lo spengono quasi mai, gli aerei di linea. Sono sempre accesi questi affari lì. Beh, ma sono fatti molto diversi, in maniera molto diversa. Tieni presente che quando trasvolano dall'Atlantico, fanno la traversata dell'Atlantico, vengono accompagnati da diverse aerocisterne, le squadriglie di F-22 o altri caccia, vengono riforniti più volte per poter fare tutta la traversata. Però, quindi, poi arrivano, atterrano. Perché sennò sono i motori, poi patiscono, sei obbligato a fermare. Cioè, non è che puoi stare sopra 2-3. Esatto. Un mese. Dopo 8 ore di volo devono avere le manutenzioni, quindi ma anche tieni presente per il solo pilota, che è costretto in una posizione immobile, di fatto più di tot tempo non ci può stare, mentre gli aerei di linea il pilota si alza, sgranchisce le gambe, va a farsi una mano nella toilette con la hostess, per dire, o altro. Sì. Senza mai spegnere, non li spengono quasi mai. Neanche loro si spengono mai, da questo punto di vista. E, no. Ecco, invece il pilota di un caccia è obbligato, fermo sulla sua posizione. Questo comporta, sì, con la tuta a pressione, tra l'altro, perché... Certo. Non è comodo, ecco, e quindi i pannoloni per fare i suoi bisogni addosso, però non ci può stare, può stare all'infinito, eh. Beh, se no dove la fa, scusa, se gli scappa? A 2000 all'ora. Noi pensiamo a Tom Cruise sul caccia F-18, ecco, Tom Cruise ha, invece, immaginatevelo con il pannolone indossato sotto la tuta, no, ecco, si spiega un po' della fantasia magari di tante signore che, parlando di Tom Cruise, magari si è accesa. No, ti leggo questa domanda, però non so cosa sia, io non ne so, no, non so cos'è, no, non c'è, ma neanche gli americani ce l'hanno. Quindi come stiamo andando lì sotto, come stiamo andando, Stefano? Allora, dunque, sul conflitto al momento siamo in una fase di ripensamento, nel senso che c'è un punto interrogativo bello grosso. Se andiamo sulle mappe vi faccio vedere che cosa intendo. Perché fino adesso, ve lo dico, perché io seguo Stefano da, come dicevo prima, ormai seguo Stefano dall'inizio, sarà 7 mesi. Adesso te lo faccio vedere. Fino adesso Stefano non ha sbagliato un colpo. L'altra volta ha detto come sarebbe andata, vediamo cosa dice oggi, perché poi gli tiriamo le orecchie se sbaglia. E anche sui ascoltatori su YouTube, sul canale Stefano Orsi, se dice una cazzata... Adesso mi bacchetta, ma stai tranquillo, come sbaglio qualcosa, arrivano tutti lì a dirmi no, guarda che hai sbagliato qua. Ma a me fa solo piacere, perché mi conferma che ho un pubblico molto molto attento, di cui fai parte anche tu, quindi io sono doppiamente contento. Lo ripeto, allora, Stefano,
Lo ripeto, Stefano Orsi su YouTube. Vai pure avanti. Stefano Orsi, esatto, si trova subito il canale. Nella zona nord, vicino a Dvorikna, è stato abbattuto un MI8 delle forze ucraine. Proseguono le tensioni e i combattimenti perché qua delle unità ucraine avevano cercato un contrattacco per fermare le unità russe, ma sono state respinte. Il punto poi di maggiore tensione si ha nella zona di Kremina. Kremina è questo centro qui che vedete, Kremina, un'importante zona per l'incrocio delle vie, delle ferrovie, dove ci sono da settimane intensi scontri di combattimento, in particolar modo nella zona della foresta. In questa zona qua i russi non avanzano, ma fanno delle puntate, individuano le zone dove ci sono le basi degli ucraini e le colpiscono con violenza. Questo causa molte vittime sulle posizioni ucraine e richiama rinforzi da altre zone. Qui ad esempio vediamo che vengono rinforzate le posizioni ucraine. Poi qui vengono individuate ad esempio i mezzi distrutti, in questo caso è confermata la distruzione di un M777, un cannone di produzione americana, che è stato fornito all'Ucraina in abbondanza. Qui c'è stata una battaglia ad esempio di carri, un T-72B3, quindi l'ultima versione aggiornata del T-72 russo contro un T-64 ucraino, e ha avuto la peggio il T-64. Poi scendendo ancora troviamo il fronte di Siversk, questa zona qui relativamente tranquilla, cioè non ci sono offensive particolari, e poi arriviamo alla nostra Archimosk. Allora, perché dicevo siamo in una fase di ripensamento? Perché da un momento in cui sembrava che gli ucraini fossero pronti a ritirare le forze e iniziavano a scambiare le unità presenti, facendo uscire le unità meglio addestrate e entrare invece quelle di coscritti molto poco addestrate, per chiaramente sacrificarle in modo che potessero far uscire le unità addestrate. Ho visto anche bambini in certi video, ragazzini proprio piccoli piccoli. Bambini no, ma ragazzini sui 18 anni o meno sì. Sì, sembravano avere 16 anni. Sembravano piccolini. Sì, sì. E anche dei vecchi, ho visto di tutto, delle robe che... Sì, anche, esattamente. La cosa che è cambiata in questo momento è che gli ucraini sembrano propensi a tentare una difesa a oltranza di questa posizione, bloccando quindi in questa zona i russi e facendo affluire qua molti rinforzi, tra non solo sulla città, ma dalla zona a nord di Siversk, cioè nel settore di Siversk, verso poi sud fino alla città stessa, e poi più a sud ancora fino a Toretsk, che è questa zona qui, e cioè cingere tutto il settore, il fronte offensivo russo, con forze in numero maggiore di quelle russe. Ricordiamo che è impegnato praticamente solo la Wagner in questo settore per i russi, che ha non più di 7, 8, 10 mila soldati in tutto questo fronte. Sì, sì, pochi. Non credo siano di più i soldati della Wagner. Però sono tutti professionisti, a differenza degli altri. Sì, sono tutti professionisti, ma anche quelli ucraini sono mediamente tutti professionisti, quelli che hanno combattuto fino adesso qua. Chiariamo, infatti facevo appunto riferimento alla sostituzione delle unità, per cui gli ucraini tiravano fuori le unità addestrate di professionisti e le sostituivano con unità di coscritti molto meno addestrate.
perché il valore che vogliono salvaguardare è quello dell'addestramento ricevuto da questi soldati, anche perché i tempi dell'addestramento delle forze in Occidente è abbastanza limitato, 10-15.000/20.000 soldati ogni 6 mesi, non di più, e le perdite ucraine invece sono molto più alte di questi. Quanti sono più o meno fino adesso a spanne dai dati che, ufficiali? Sopra i 150.000. 50.000 morti? Sopra i 150.000 morti. 150.000 morti ucraini. E russi? Sì, perché russi credo 4 volte di meno. Quindi 40.000. È un calcolo legato al tipo di utilizzo che fanno delle sì, forze armate e il numero dei pezzi d'artiglieria che riescono a mettere in campo i russi rispetto agli ucraini. Però ci sono dei fattori oggettivi che portano il numero delle vittime a un livello molto più elevato per gli ucraini. Dimmi. Comunque sia, anche per il governo russo, giustificare 40.000 bare non è poco. No, niente affatto. Ci sono delle stime che parlano anche di meno morti da parte russa, ma io le stimo intorno ai 35-45.000. Però portare a casa 35-40.000 sacchi neri anche per loro, è una città di quelle. Certo che sono tanti, ma ne va della sicurezza del paese, perché come avete visto, così come possono arrivare a 200 km da San Pietroburgo, voi immaginate che cosa sarebbe per la Russia avere i bombardieri statunitensi che arrivano a, dunque, dov'è Mosca? Qua. Qui c'è il confine nord. Non sono tanto lontani. E qui c'è Mosca. Voi immaginate un missile ipersonico qua in quanto tempo percorre a Mach 10, Mach 12, 400 km. Quindi la differenza sta che i russi stanno combattendo per salvare la loro patria, ecco perché combattono con tale forza. Ne va della sicurezza del loro paese, e infatti per quello hanno fatto appello all'articolo 8 del trattato di Istanbul, che faceva diretto riferimento alla sicurezza indivisibile dei vari paesi, per cui l'Ucraina non può nella maniera più assoluta entrare a far parte di un'alleanza militare che migliora la sua sicurezza ai danni della Russia, che invece ne verrebbe assolutamente danneggiata. Io proprio mi chiedo, per la natura che falsamente è definita difensiva della NATO, ma che nei fatti e nella storia è sicuramente aggressiva. È questo che noi dobbiamo guardare, perché è la NATO che ha invaso altri paesi, mica la Russia. Certo, però anche Zelensky come fa a 150.000 morti, ma la gente ucraina non si incazza, cioè non capisco. Beh, ma se si incazzano li ammazzano. Cioè, ma porco Giuda, sono tanti. È un attimo, guarda che in un regime nazista è un attimo diventare un filo russo e ti fanno fuori. A Bucha cos'è successo? Perché secondo te molti morti avevano le fasce bianche dei collaborazionisti russi? Perché molti morti avevano delle razioni russe nei sacchetti vicino ai loro corpi? Erano messaggi chiari agli altri. Se siete all'interno di territori occupati dai russi e collaborate, quando poi torniamo vi ammazziamo. Oh, c'è una... Cardena scrive una cosa, ma che tra altre cose ieri Orban, ha detto che si sta paventando la teoria di mandare soldati NATO in Ucraina, è possibile, così hanno detto. Stanno pensando di mandare soldati lì, quindi anche italiani, si dice, o è una cazzata? Boh. Ci sono soldati intorno ai confini, ma ricordiamoci che noi non abbiamo alcun trattato di amicizia, alcun trattato di alleanza con l'Ucraina. Noi non possiamo nemmeno, per il mio modo di vedere le cose e leggere la Costituzione, inviare delle armi in questo paese. Però lo facciamo. Perché non siamo legati a trattati internazionali, però lo fanno. Lo fanno, non lo facciamo, scusami. Perché? Perché? Sulla base di che cosa? Gli americani si può permettergli di perdere un conflitto? E perché non si può permetterlo? L'abbiamo permesso tanti altri paesi di perdere un conflitto. Vedi Siria, Afghanistan, Libia, ma Iraq. L'abbiamo devastata la Siria. Abbiamo i nostri governi,
inviavano e ci sono nei bilanci a questi. Molti governi europei inviavano soldi ai caschi bianchi. Ve li ricordate chi sono i White Helmet in Siria? Ecco, andate a rivedervi che cosa sono i White Helmet e capirete perché finanziavano il terrorismo in realtà. Però prima o poi, cioè, io dico che prima o poi forse di tirare la corda, prima o poi qualcuno si incazzerà, perché non è che possono andare sempre avanti all'infinito. Ma infatti la Cina si è incazzata. Cioè. Anche perché non so se hai sentito l'altro giorno, correggimi se sbaglio, ma ho detto questa notizia che è bellissima, che gli americani dicono alla Cina non potete inviare armi alla Russia. E voi dite, ma perché voi potete inviare all'Ucraina? E poi loro gli hanno detto, noi inviamo quello che vogliamo a chi vogliamo. Punto. Non dobbiamo rendere conto a voi. Punto. Punto. Dimmi di non farlo. No, è stata infatti una uscita estremamente forte da parte del ministro, del nuovo ministro degli esteri cinese, Qin Gang, che no, solo una è fallita, la SVB. Dagli altri manca poco. Ma vediamo, potrebbe essere un effetto domino, però bisogna vedere. Ci sono anche delle banche svizzere in difficoltà, a quanto ho letto. Noi abbiamo un problema principale qui in Ucraina, con i rapporti con i vari paesi che dicono loro stanno finendo gli uomini, no? In realtà no, non è proprio così, non stanno finendo gli uomini, sono 30 milioni rotti di cittadini, possono continuare, stanno impiegando tanto tempo quelli da Wagner a riconquistare Bakhmut. Inoltre, tutto questo tempo a livello di immagine rischia di ridimensionare il gruppo russo, grazie. No, esattamente il contrario. Proprio per il discorso che facevamo prima, cioè del diverso approccio al conflitto che ha la Russia rispetto all'Ucraina, e il maggior tempo che la Russia impiega per ottenere dei risultati è dovuto al fatto che cerca di preservare al massimo le sue forze. E quindi impone un elevato numero di perdite agli ucraini prima di muoversi. Vi ricordate che prima vi ho fatto vedere la zona di Kremlin? Come faccio a tornare allo schermo? Ok, scusa un attimo che torno alla mappa. Bello della diretta. Dove messo... mi spieghi perché non ho ancora chiuso la tenaglia? Ti spiego. Allora, nella zona qua vi ho fatto l'esempio dell'individuazione delle posizioni ucraine. I russi non vanno a conquistare la posizione, eliminano le postazioni ucraine dove le individuano e poi tornano alla loro posizione. Perché? Perché vogliono che gli ucraini mandino altri soldati a occupare quelle posizioni in modo da poterli nuovamente eliminare. Tipo un ragno. Prende è la cosa ragno. Che hanno fatto in piccolo a Bakhmut. Okay. L'attacco su Artyomovsk, no, che è il suo vero nome della città, è partito da qua, da Popasna. A Popasna c'è stato lo sfondamento che ha permesso alle forze russe di arrivare pian piano, passo dopo passo, sempre più vicino alla città. Questo era il fronte fino a pochi mesi fa, sempre più vicino, fino a cingerla con due tenaglie. Ora, proprio le tenaglie potrebbero essere l'obiettivo di un'offensiva ucraina. Perché le tenaglie? Perché sono i territori conquistati da minor tempo dai russi, dove hanno all'interno le forze di offensiva, quindi non hanno una catena di logistica molto ben strutturata in questo settore, non hanno scavato grandi formazioni di trincee, eccetera, rivolte verso un eventuale attacco, quindi capovolte rispetto a quelle normali che hanno un senso, hanno un verso le trincee, non è che sono dei semplici fossi. Ecco. Sì. Esatto.
E pertanto potrebbe essere un bersaglio vulnerabile. Quindi gli ucraini potrebbero aver individuato una possibilità, sempre che ne abbiano i mezzi a sufficienza, ma può darsi anche di sì, perché in questo settore, nelle retrovie tra Konstantinovka e Krasov Yar, hanno individuato anche un paio di Leopard 2, per capirci. Durano poco, tanto. Durano più o meno gli altri. Ma vediamo, io sono molto curioso di vederli. Sì, ti faccio una domanda. Ho visto quel video che faceva il salto a manetta, si è staccato la torretta. L'hai visto? No. Sì, praticamente c'è il Leopard che parte a manetta, poi c'è un solco, prende il solco, si impenna, cade e si stacca il cannone davanti. No, ma non è possibile che... Ma davvero? Sì, questo poi mandami il link che voglio vederlo, voglio esaminare un attimo. Ascolta, un'altra roba, ma questo io lo so, però vorrei che tu lo spiegassi a sia le persone che sono in questa diretta e anche quelle che poi seguiranno questo video sul tuo canale Stefano Orsi su YouTube. Ma perché, per chi non lo sa ancora, perché i russi non hanno... Due domande sono praticamente due che sono una. Allora, prima, perché i russi di sotto stanno mandando la Wagner, come non so, gli americani usano Mozart, mandano la Wagner e non mandano i soldati russi dell'esercito, una, e perché non ce ne mandano 100.000 in un colpo solo che fanno pulizia? Queste sono le due domande che sono un anno che stanno perdendo tempo, e come mai? Allora, le forze della Wagner intanto sono specializzate in questo, sono cittadini mediamente russi che hanno già effettuato il loro servizio militare nell'esercito, nelle forze speciali, hanno già combattuto in altri scenari e si sono arruolati nella Wagner. Vengono utilizzati in questo modo perché sono molto efficienti. In questo fronte sono stati utilizzati loro, in altri fronti sono stati utilizzati, come ad esempio Mariupol, le forze dell'esercito. C'erano varie unità, dalla fanteria normale alle forze corazzate, alle unità speciali Akhmat, che sono quelle di origine cecena, inquadrate nell'esercito regolare. In questo fronte era il loro incarico avanzare, e lo stanno facendo. Hanno sempre più o meno agito in questo fronte qua, quelli della Wagner. E quindi è un fronte di loro competenza, e ci sono loro perché è il fronte di loro competenza. Però su altri settori ci sono altre unità, ad esempio a fare lo stesso tipo di azione intorno a Ugledar ci sono i soldati dell'esercito, la 155esima e altre unità. Però Stefano, perché pagare un'azienda esterna e non farlo fare direttamente dai propri soldati? Ma perché ti costa alla fine tanto come farlo ai soldati? Ma perché in questo settore ci sono loro. Ad esempio, più a nord, come dicevo prima, nella zona di Cremina non c'è la Wagner, c'è l'esercito. Ma quante unità sono in totale Wagner nel mondo? Wagner ha, credo, 10-15 mila soldati. Ah, non è che siano pochissimi. Ma a me non risulta che siano tantissimi. Nel mondo poi hanno assoldato, in Africa hanno assoldato tantissima milizia locale. Hanno addestrato le milizie locali e le hanno soldati di sul posto, in modo che operino meglio. Mi puoi spiegare perché stati potenti, adesso non so tutti, ma tipo gli Stati Uniti e la Russia hanno in territori operativi, tipo, non so, tipo l'Afghanistan o tipo successo in Iraq, si avvalgono molto di compagnie private di soldati invece di usare i propri? Perché fanno così? Allora, prima di tutto perché una compagnia privata non è mai un impegno diretto del paese. Ah, ok. E cioè, se tu anche sei presente con i militari privati in Repubblica Centroafricana e sconfini, per dire, in un paese vicino, non l'hanno fatto le tue truppe come Stato, ma lo ha fatto una compagnia privata. Quindi è molto inferiore il problema, se hai capito. Esattamente. Dal punto di vista diplomatico il problema è molto meno impegnativo. Sul fronte di un conflitto noi abbiamo visto, ad esempio in Iraq, che molti sforzi bellici erano
svolti da compagnie private, quella che allora si chiamava Blackwater, poi si chiamò Academy, venne usata moltissimo per sedare le rivolte di Fallujah, ad esempio. Okay. Se ci ricordiamo, ad esempio, i fatti della cos'era l'ambasciata Bengasi? Sì. L'ambasciata americana, il consolato americano a Bengasi, venne assaltato e le forze di difesa del consolato non erano le truppe dell'esercito americano, ma erano sempre di una compagnia privata che agiva per conto del Pentagono. Sì, comunque sì, pagate da loro, esatto. Anche perché questi agenti contractors, come li chiamano in Occidente, hanno la particolarità di essere persone che nella maggior parte dei casi, a seconda di quanto le paghi, fanno qualunque cosa. Mercenari, in poche parole, con un nome più, contractor è un nome più bello per dire mercenario. Contractor è un modo per dire mercenario in lingua straniera, ecco. Sì, ecco che fa figo, contractor. Esatto, contractors anziché mercenario, insomma, soldato di ventura, come lo chiamavano una volta, no? Noi abbiamo avuto tanti soldati di ventura che erano diventati famosi, tra cui anche Vittorio Montefeltro, forse era un soldato di un capitano di ventura, credo anche. Vabbè, comunque si era. Io non so come fai a fare il mercenario, però vabbè, ognuno. Ma dipende, vedi, molti di questi hanno agito. Tu guarda che ci sono delle unità che si scontrano. Non in diretta, in differita di 4-5 ore. No, sì, diciamo la qualità, il di più che ti danno le unità di contractor è anche legato alle regole di ingaggio, nel senso che i tuoi soldati sono sempre tenuti al rispetto della legge e alle regole di ingaggio, quindi stabilite dal governo, dal congresso e via dicendo. Le compagnie private invece agiscono in maniera differente e quindi le compagnie vengono ingaggiate dai servizi segreti per fare il lavoro sporco, no? E quindi vanno laddove vengono chiamate. Ad esempio in Africa il governo centroafricano ha chiamato la Russia le ha detto: vi mandiamo i nostri addestratori migliori, li potete pagare direttamente voi perché sono di una compagnia privata, no? Ed è andata da Wagner, poi sono andati anche i militari perché l'impegno è stato sottoscritto con degli accordi di amicizia a più livelli, hanno acquistato anche diverso materiale. Hai visto la domanda? Riesci a vederla? No, aspetta che la guardo. Le armi che mandiamo le usano in battaglia o le rivendono al mercato nero? Sì, nel senso che una buona parte la usano in battaglia, una parte mediamente piccola riescono a individuarla e a distruggerla i russi, un'altra parte, quella più ricercata sul mercato, e non sono i proiettili d'artiglieria per capirci, ma sono magari o fucili mitragliatori di vario tipo o armi pesanti, mortai, proiettili di mortaio speciali o magari missili ATGM, quindi missili anticarro, missili antiaerei. Quelli sono molto ricercati nel mercato nero e li pagano anche bene, tant'è che sono apparsi anche nel mercato africano. In Nigeria, il presidente nigeriano si è lamentato del fatto che Boko Haram, che è affiliato a ISIS, abbia ricevuto forniture di materiali bellici di produzione occidentali che dovevano essere in teoria destinati al conflitto ucraino. Ma quando mandi 40.000 missili Javelin, 20.000 Enlow, 15.000 Milan, o altre, chi è che li controlla?
Certo. Come fai a dire, io l'ho sparato, quello io l'ho lasciato sul campo di battaglia, il guscio, no? La fase, mica me lo porto dietro, no? Javelin o Alien Low o altri, e come fai a dire che invece non hai venduto il tutto? Fanno dei camion pieni di quello. E poi lo imbarchi in una bella nave carica di grano, no? E via, tanto mica le hanno controllate tutte. Quanto costerà un bazooka Javelin? $20,000? $30,000? $30,000-$40,000 presumo. Beh, fare un bel camionato con 20 o 30. Se sono tanti, se sono pochi, magari anche di più. Guarda, hai letto questa domanda qua? Ne sai qualcosa? Io non l'ho mai sentito. La NATO si sta preparando per le battaglie urbane in Europa. Le esercitazioni NATO con nome in codice Orion 2023 si sono svolte per le strade francesi, delle città francesi, anche non solo francesi. Le ho viste anche in Germania. Le esercitazioni della NATO, che coinvolgono 12.000 truppe francesi, britanniche, tedesche, spagnole, italiane e americane, consentono di praticare operazioni militari in città. E si vede che erano carenti in questo e devono recuperare un po', visto che magari questa esperienza che viene fatta è tutto un qualcosa che un po' mancava, no? Ritornare a delle grandi unità di questo tipo, ad esempio, questo l'ho detto più volte, è il primo conflitto che la Russia ingaggia dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. È vero che ha fatto la guerra dell'Afghanistan, è vero che ha partecipato al conflitto in Siria, ma la guerra dell'Afghanistan era in un territorio montuoso, era lì per combattere delle formazioni di Mujahideen che combattevano in montagna in maniera mordi e fuggi, sui cavalli. Facevano guerriglia fondamentalmente, senza aerei, senza missili. Ha combattuto con un dispositivo militare assolutamente limitatissimo, 30-35 aerei in tutto, che si davano il cambio e la rotazione, e un numero limitatissimo di militari sul campo. Questo ha portato dell'esperienza, ma non la capacità logistica, l'esperienza sulla grande capacità logistica gestita in proprio e esercita in proprio. Hanno visto quello che facevano i siriani e li hanno magari corretti su molto, ma provarlo in proprio è diverso. Io penso che a 70 anni, nessuno al mondo negli ultimi 70 anni ha fatto la guerra in trincea così, forse solo in Vietnam, neanche, era diverso. Beh, ma perché tutte le guerre si sono trasformate in guerra di trincea per via dei salti tecnologici. E cioè nella prima guerra mondiale tu arrivavi da conflitti che venivano combattuti sul campo con i soldati inquadrati che sparavano in schiera, no? Questo sì. Perché la capacità di fuoco che avevano aveva impatto sulle linee nemiche se sparavano tutti in massa, perché avevano non c'erano le cartucce come le nostre, no? Abbiamo presente, venivano caricate da vancarica tipo cuscinetti, sì, sì. E avevano la precisione che avevano, sì. Fondamentalmente questi, quindi sparavano in massa per riuscire ad essere efficaci. E poi sparavano 1, 2/3 colpi al minuto, proprio se erano ben addestrati. Che cosa è successo tra le campagne napoleoniche, per dire, e la prima guerra mondiale? Il salto tecnologico delle mitragliatrici, cioè la capacità di far fuoco a un ratio di tiro enormemente superiore rispetto al passato, che non permetteva ai soldati, neanche correndo, di raggiungere, grazie al loro numero, le linee nemiche dell'avversario, ma venivano massacrati prima. Provarono vari sistemi avanzando in fila, usando delle coperture, delle corazze addirittura, ma non riuscirono a fare nient'altro. I carri armati furono, ad esempio, l'elemento di cambiamento della Seconda Guerra Mondiale, che permise la penetrazione in velocità delle linee nemiche. Ad esempio, per dirne una, i francesi avevano un numero di carri armati che erano superiore a quello dei tedeschi, anche come qualità non erano assolutamente male rispetto a quelli tedeschi.
però quelli tedeschi erano più leggeri e più veloci. E quindi in una battaglia in cui si affrontarono i tedeschi con i francesi, i tedeschi non fecero nient'altro che continuare a tirar dritti e i francesi sì, li colpivano, però poi pian piano erano sempre più lontani, finirono fuori raggio d'azione dei loro... E quindi i tedeschi accettarono un certo numero di perdite pur di proseguire a tirar dritti e di andare avanti verso l'obiettivo che era colpire le retrovie dei francesi, che poi rimasero senza carburante perché non ricevevano più i rifornimenti e quindi dovettero arrendersi. Tra la prima e la seconda guerra mondiale, che cosa fanno i francesi? Si svenano in una maniera incredibile, creando tutta la linea Maginot, che era quella linea di fortificazioni in mani, un capolavoro dell'ingegneria militare assoluto, e poi la linea Maginot cade perché? Perché nel frattempo inventano i cacciabombardieri d'attacco, cioè gli Stuka, se altro che portano la bomba fino sul punto preciso dove devi sganciarla, e con una relativa grande precisione per i tempi colpivano i bersagli designati. Anche lì la linea Maginot viene accerchiata, viene aggirata e poi si arrende integra praticamente. Il punto è che adesso che cosa abbiamo? Noi abbiamo visto una penetrazione da parte delle forze russe nelle fasi iniziali del conflitto, che è stata affrontata con un numero immane di missili anticarro come mai si era visto prima d'ora in un conflitto anche moderno. Cioè, gli Stati Uniti ad esempio non hanno mai affrontato un esercito che fosse dotato di migliaia e migliaia di missili ATGM diffusi tra tutte le unità di prima linea, e quindi ha potuto avanzare ad esempio nell'Iraq perché avanzava nel deserto e quindi il nemico lo vedevi a chilometri di distanza, forte tra l'altro di una supremazia aerea conquistata in una campagna preventiva durata più di un mese oltretutto, e che era costato anche l'abbattimento di tanti aerei, più di quelli che avevano dichiarato. Sì, certo. Fatto sta che tu hai adesso un altro balzo tecnologico, cioè i carri armati non le useranno al posto dell'atomica, per ora almeno, anche però... perché l'uso di armi di distruzione di massa, biologiche o chimiche che siano, libererebbero l'eventuale vittima del primo attacco dall'uso dalle remore sull'uso delle armi atomiche, e quindi le useranno esattamente come se useranno le atomiche, e cioè limitatissimamente. Magari proveranno qualche attacco, mi sembra di aver già visto usare dei gas asfissianti o cianidrici in alcune scene di attacco, perché più che altro dalle reazioni dei soldati colpiti da questo gas, uno o due, non intere squadre, cioè piccoli ordigni, che però non implicano, cioè non è tanto l'uso massivo che tu ne faccia o minimale che indicano che tu stia facendo o no uso di armi chimiche, è il fatto che siano usate che è un fattore gravissimo, e purtroppo sembra che le stiano usando in alcuni casi gli ucraini, e questo è gravissimo dal mio punto di vista. Quindi secondo te tu mi avevi detto 15-20 giorni fa che avrebbero chiuso questa tenaglia, invece adesso hai cambiato idea? No, nel senso che gli ucraini hanno deciso di rafforzare la linea. In particolar modo, se ti ricordi, ti avevo accennato al fatto che i russi, per riuscire a chiudere la tenaglia, dovevano conquistare questo villaggio. Sì, te lo ricordi? Bogdanovka. Come vedi, invece, hanno posizionato gli ucraini hanno posizionato molti dei rinforzi proprio in questo villaggio, perché in questo modo tengono sotto tiro tutta questa zona qui a sud e quindi impediscono ai russi di andare avanti. Tra l'altro, in queste zone si vede fuoco da parte degli ucraini in questo villaggio qui, perché i russi si sono avvicinati a quest'altro villaggio, Oremovo Vasilovka,
stavano per conquistarlo addirittura stamattina, poi c'è stata la controffensiva ucraina. Però è importante capire che gli ucraini stanno cercando di rallentare l'offensiva russa rafforzando questo schieramento difensivo, appunto, che dicevo prima, che va da nord verso sud. Potrebbero tentare una controffensiva sia sull'ala sud della tenaglia che su quella nord, proprio per cercare di spingere indietro i russi, cosa che potrebbe anche riuscire se hanno abbastanza forza. I russi sicuramente arretrerebbero di fronte a una grande offensiva da parte ucraina, attenzione, però imporrebbero un tributo di perdite agli ucraini notevolissimo. Un tributo tale per cui dopo poco tempo vedremmo ritornare i russi nelle stesse posizioni in cui sono oggi, che è poi quello che avevo visto fare tempo addietro. Per quanto riguarda invece la situazione proprio sul campo, i russi stanno spingendo da sud in questa zona, proprio dove adesso poi è apparso, sono apparsi i mezzi corazzati ucraini, e anche in questo settore qui a sud sempre, e poi da nord. Da nord, per la cronaca, sono entrati all'interno di questa grande formazione industriale, questo stamattina. Sono riusciti a penetrare all'interno di questo gruppo industriale, che può rivelarsi forse meno ostico dell'Azovstal, però vedremo. Quindi il mio dubbio è cosa vogliano fare adesso gli ucraini, e cioè se tenteranno quindi questa controffensiva sulle ali dell'esercito russo che sta stringendo d'assedio di fatto Bakhmut, perché tenete presente che è vero che non hanno chiuso la tenaglia, però è anche vero che c'è una sola via ancora aperta per gli ucraini per riuscire a uscire, che passa più o meno da qui, anche per i rifornimenti. Esatto, questa qua, vedete? Questa strada qua che passa di qui e poi gira anche di qua. Ma non possono colpirla con i caccia, scusami, e la distruggono. Ma sì, ogni tanto ci vanno. Il problema è che il caccia è anche quello soggetto ad essere colpito dai missili antiaerei spalleggiabili, che anche qui sono stati dati a decine di migliaia, sono stati consegnati agli ucraini. E quindi cioè, nessun esercito paradossalmente è stato mai dotato di tanti sistemi d'arma moderni, anticarro, antiaerei, come l'esercito ucraino. Nessuno. Tipo, Stefano, ma tipo due giorni fa, quando ho letto che hanno fatto sta rappresaglia contro l'attacco che hanno ucciso quelle due persone, un ragazzino e quell'anziano e suo padre. E suo padre, quando gli hanno sparato più di 100 missili, dove gli hanno sparati questi missili? Non li hanno sparati. Ma non era una rappresaglia, non era una rappresaglia per la morte di chi è che dice queste cose? Ho letto su Telegram, su cosa? No, però non era una rappresaglia. Sono stati colpiti in particolar modo bersagli in questo settore qua di Leopoli. In questo settore qui sono stati tra l'altro consegnati anche altri 10 carri armati Leopard 2 da parte della Polonia, e quindi sono già 14 carri consegnati da parte della Polonia. Poi è stato colpito di sicuro un comando delle forze, guarda un altro elicottero abbattuto, un comando degli ucraini nella zona di Kasov Yar. È stato ucciso in questo settore qui quel bastardo che passa sotto il nome di Da Vinci, come nome di battaglia, che ha trasmesso il funerale poco, credo ieri, o sì, ieri mi sembra, e ha partecipato anche la Sanna Marin, il primo ministro finlandese,
Perché Bastardo? Perché, da Vinci, perché era un nazista, è un nazista che aveva detto a suo tempo era di voleva nutrire i suoi lupi con le ossa dei bambini russofoni. Adesso non lo fa più. Adesso non lo fa più, cioè di fronte a uno che dice queste cose, tu come lo definisci? Vabbè, ma forse gli è poi tornato indietro quello che è seminato in realtà. Eh sì, questo qui tieni presente che era un attivista della prima ora di Maidan, era nelle formazioni neonaziste di Pravi Sektor, per la cronaca. Il suo battaglione che comandava era fino al febbraio del 2022, agiva come battaglione autonomo, tipo paramilitari, come era la Zof, come era l'Aidar, i battaglioni neonazisti di fatto, e lui agiva all'interno di uno di questi, quindi non era un soldato dell'esercito, era un attivista neonazista inserito in uno dei battaglioni dei neonazisti armati. Ma è stato eliminato da soldati cecchino oppure artiglieria. Da un attacco missilistico? Artiglieria. Lui stava transitando appunto nella strada che tu mi hai chiesto perché non la colpiscono con i caccia, perché il lavoro lo fa già l'artiglieria. Ma lui è vero passava che... in questa cosa? Dimmi. Che, scusami, in questa zona, è stato ucciso in questa zona qua. Hanno colpito un centro di comando, che c'erano anche dei soldati NATO che ne hanno... Allora, stavo appunto dicendo, hanno colpito di sicuro un centro di comando a Kasovyar. Mentre sulla notizia che qualcuno ha diffuso sul centro di comando della NATO nella zona di... Kiev, dove c'erano molti ufficiali, altri ufficiali anche della NATO, dicono, io non ho trovato nessun tipo di conferma. Ah, ok, quindi magari erano controinformazioni. Quindi sì. non dico assolutamente che sia avvenuta una cosa simile, non l'ho riportata né perché non trovando conferme di questo, ma anche perché l'ho già visto in tanti altri conflitti. Sì. Che ne uscissero le notizie, viene catturata, ad esempio, metti il caso, l'Azovstal. Nell'Azovstal c'erano i laboratori sotto l'Azovstal. Ma perché uno deve andare a fare un laboratorio che necessita di strumentazione estremamente sensibile sotto dove c'è un'acciaieria? No, ma di fatti sì. Con tutte le lavorazioni pesanti che vengono fatte, le vibrazioni dei macchinari tremende che si propagano nel cemento armato come non so che cosa, e mi disturberebbero tutta la strumentazione. È ovvio propaganda, che non era vero. Hanno preso il comando della NATO che era nella Zostal, ma chi l'ha visto? L'avrebbero mostrati, invece non li hanno mai mostrati. Stessa cosa era successa ad Aleppo. In Siria hanno preso gli ufficiali della NATO, ma li mostrerebbero? No, in realtà è successo decine di volte. Ogni volta che veniva presa una città, qualcuno se ne usciva fuori con sta storia qua, perché hanno della fantasia e la devono applicare. No? Sono pagati per fare fake news, cioè. O sono pagati per dire delle cavolate, ecco, ma molti millantano per dire una cosa magari diversa dagli altri, così. Se troverò conferma lo dirò anche in ritardo, non ho nessun problema a farlo. Se non la trovo la conferma non lo dico nemmeno. Comunque, sono un po' calmati, effettivamente. Invece ti segnalo un'azione, quindi per chiudere il discorso, a nord noi possiamo avere o la continuazione della situazione così com'è, e quindi man mano i russi si mangiano un pezzo dopo l'altro della città, avanzando con molta calma e molta attenzione, non hanno fretta, preservano però le truppe in questo modo e avanzeranno pian piano. Adesso sono attestati ad esempio sul fianco destro oltre il fiume, qui c'è un fiume, il Bakhmutska, e fa da più o meno linea di confine, però avanzano sia da nord che da sud, stanno premendo, e quindi potremmo vedere che va avanti così pian piano e a un certo punto decidono comunque di andarsene. L'altra ipotesi è che invece riescano a portare in zona
un numero di truppe sufficienti da scatenare poi questa benedetta offensiva sui due fianchi dell'avanzata, no? In modo da far arretrare i russi. Premetto, i russi arretrerebbero pian piano, combattendo, quindi manovrando, per causare danno maggiore agli ucraini che avanzano. Una sorta di manovra di Maurizio di Nassau fatta in scala molto più grande. Okay. E, la contromarcia si chiamava. Mentre più a sud, abbandonando quindi il nostro fronte di Artyomovsk, oggi hanno dato la notizia dell'un avanzamento improvviso e veloce delle forze russe che avrebbero preso, avevo già detto che si erano portate avanti lungo questi tratti coperti, sarebbero arrivati fino alla zona di Krasnogorovka. Se confermato domani questo tipo di avanzamento, sarebbe un colpaccio veramente. Perché? Perché Krasnogorovka è la chiave di volta per le difese di Avdiivka da parte ucraina. Se i russi davvero avessero preso Krasnogorovka, o comunque stessero per prenderla, si porrebbero in una posizione di vantaggio tattico enorme, perché controllerebbero la ferrovia che porta i rifornimenti ad Avdiivka e potrebbero addirittura avanzare oltre la ferrovia a Stepovo o a Berdichi, chiudendo di fatto le vie di rifornimento di tutta Avdiivka, che è una roccaforte micidiale dell'esercito ucraino, che tiene sotto scacco Donetsk. È da qui che partono i razzi e i colpi d'artiglieria che ammazzano la popolazione civile. Dai, russi, forza. E quindi potrebbero mettere sotto scacco le difese ucraine in Avdiivka. No, lì bisogna salvare i bambini, perché lì sparano i bambini. Sparano davvero. Uccidono donne e bambini. È una grande città e ne sono morti già tanti, sì. Ci sono controffensive in questa zona, perché i russi nei giorni scorsi avevano portato avanti le loro posizioni a nord di Pervomaisk, fiutando il pericolo a nord, gli ucraini stanno attaccando a sud, a meno che non abbiano distolto delle forze da nord della città per attaccare a sud, e questo abbia permesso ai russi di avanzare di colpo. Poi più a sud proseguono a Ugledar e in altre zone le solite tattiche richiamare le forze ucraine per poi colpirle. Novomikhailovka, stessa cosa. C'è da segnalare una cosa. Qualcuno aveva detto nei giorni scorsi, esattamente come per il centro di comando della NATO, che gli ucraini avessero accumulato 30.000 soldati a nord di Zaporizia. Ho fatto chiedere in zona, non mi hanno confermato di aver avuto notizia di questo assembramento. Vedo però che in questo settore ci sono stati alcuni attacchi da parte degli ucraini contro le linee russe, ma non sono andati molto bene. Nel settore di Kherson devo segnalare che sia a sud di Kherson che a nord sono stati distrutti un semovente di artiglieria qua e un M777 invece a sud della città, in questo settore qui, più o meno. Il fiume sta funzionando benissimo come barriera, come previsto dal generale Vornikov. Ma quanti chilometri è sto fronte di lunghezza, curiosità? Sarà sui 700-800 chilometri. Cazzo, ma come fa a impegnare un fronte lungo così, difficilissimo da gestire? Anche gli ucraini comunque gestirono così, non è facile. Infatti i russi hanno dovuto ricorrere alla mobilitazione, perché e aggiungere circa 100.000 soldati a quelli che gli 80-100.000 che già avevano in zona, perché effettivamente un fronte così
lascia scoperto, cioè ti obbliga a lasciare scoperto determinati settori se non hai un numero sufficiente di soldati. Surovikin quindi ha avuto l'idea di mettere il fiume come barriera tra sé e il nemico, e quindi ha attrezzato questo settore per difendersi da eventuali puntate offensive ucraine, sapendo che in caso di superamento del fiume, il fiume diventa un ostacolo perché rallenta i rifornimenti e quindi darebbe tempo comunque ai russi di muovere le forze necessarie a fermare l'avanzata oltre il fiume da parte degli ucraini, ecco. Di qua hanno dovuto rinforzare molto. Mi fai vedere per cortesia il confine di tutto il Donbass, dov'è? Allora, il confine del Donbass è qua. A nord è questo. Lo vedi? Ah, ma quindi non è che manca poi tantissimo essere liberato. Cioè, non manca poco, mentre come si chiama Donetsk è questa zona qui. La zona di Donetsk è questa. Ne hanno già preso un bel pezzo, cioè non è che c'è ancora tantissimo. Hanno preso quasi tutto praticamente il Lugansk, perché la capitale è qui, però il confine dell'oblast è molto vasto come oblast, quello di Lugansk, sebbene non fosse densamente abitato. Si porta poi fino qui al confine con l'oblast di Kharkov. Però hanno già fatto un sacco di passi avanti, cioè non è che manca poi tantissimo a liberarlo. Per quel primo obiettivo sì, ma l'obiettivo della Russia, ripeto, non è una guerra di conquista, è una guerra per la sicurezza del paese, pertanto devono ottenere, stando così le cose, cioè avendo l'Occidente perso ogni credibilità dal punto di vista dell'eventuale firma di un accordo di pace, ho paura che la Russia debba arrivare a ottenere la sconfitta militare o comunque la resa da parte degli ucraini. Quindi quando vanno avanti, secondo te, non basta più Donbass? Proseguiranno in questo modo, cercando di consumare il più possibile le risorse dell'Occidente. Sì, così alla fine se l'Europa attacca non c'è più niente. Rimangono senza niente. Guarda, io leggo da tante fonti che molti generali in Europa si stiano lamentando della situazione disastrosa delle scorte. È verità, è pretattica, vogliono spingere la Russia a qualche passo falso, a credere che l'Occidente sia sull'orlo del baratro, invece non è così. Purtroppo lo scopriremo solo vivendo, perché non siamo i furieri del magazzino e quindi non abbiamo accesso a queste informazioni. Diciamo che, da come dici tu, non finisce sicuramente domani mattina, cioè qua ci va, no. Va per le lunghe questa cosa qua. Per un po' vanno avanti, sì. A mio giudizio, da un tipo di guerra così, in queste condizioni e per le ragioni per cui è stata fatta la guerra, ci saranno delle garanzie assolutamente certe per la Russia che l'Ucraina non possa mai entrare all'interno della NATO, che quindi faccia da fascia di interposizione, o altrimenti non potranno fermarsi se non fino alla resa dell'Ucraina, perché questa è la situazione a cui l'Occidente di fatto l'ha obbligata. Ti stavo dicendo prima, Stefano, ma abbiamo già inviato i nostri batterie di antimissili, no? Le cose antiaeree che avevamo, no? Sono in Slovacchia, stanno arrivando. Quanto sono? 1.600.000.000? Sono in Slovacchia, dovrebbero restare teoricamente in Slovacchia. Quindi sono 800 milioni l'una, due ne abbiamo mandati. No, una batteria. 800 milioni di euro italiani, giusto? Fai conto 1.200.000.000. 1.200.000.000, vabbè, 1.200.000.000, abbiamo 6 milioni di poveri, vi è andato 1.200.000.000, bravo, beh, comunque è male, secondo me. Cioè, già io non capisco, Perché io non oltre alla batteria in sé, devi mandare anche i missili che lanci. Quindi non è solo il costo della batteria, è caricarla. Sai che ho letto questa di quello che ha scritto Carnera adesso,
che i terreni saranno contaminati e inutili per l'alimentazione. Ho visto una foto che tu ci avrai sicuramente, Stefano, di quella dove c'è una zona dove c'è prima e dopo i bombardamenti, sembra una gruviera, non so se l'hai vista. Sembra una roba, c'è un miliardo di buchi lì, ma è una roba impressionante. Sì, perché il fuoco dell'artiglieria è molto fitto nel tempo e poi, come dicevo prima, non vanno, dopo aver distrutto una postazione, non è che vadano sempre a occuparla, aspettano che tornino gli ucraini lì per ricominciare a sparare. Sto cercando e eliminare anche gli altri che vanno, quindi sulle posizioni di fronte Bakhmut, Artyomovsk, prima che entrassero poi i russi definitivamente, io ho visto quando sono arrivati in alcune posizioni che gli ucraini avevano disperati abbandonato, c'era uno spettacolo lunare, cioè era tutto devastato, non c'era più un albero in piedi. L'ho trovata, Stefano. Condividila. No, ma guarda che roba, cioè prima e dopo è una roba. Non vedo. Aspetta, la condivido, ma è una roba impressionante. Per far capire come succede di sotto. Prima e sopra, e sotto qualche roba, una gruviera. Sì. Questo qui è il classico. Tu vedi in questa zona centrale, tu hai probabilmente due formazioni difensive trincerate. Verso est a sinistra e verso nord e sud, e quindi il fuoco dell'artiglieria si è concentrato su questa zona. Chiaramente la dispersione dei pezzi è enorme. Mamma mia, che roba! Prima era così. Sì. I russi, però, posso dire una cosa: stanno facendo uso più massiccio. Cioè, l'ho già visto in molte più occasioni usare il munizionamento Krasnopol. Il munizionamento Krasnopol è un po' un munizionamento simile a quello che hanno gli occidentali, cioè le nostre forze armate, in dotazione per i pezzi d'artiglieria da 155, tipo i SM-20 PZH 2000 o i Cesar o i Zuzana. E cioè in pratica munizionamento che viene programmato con le coordinate GPS, una volta sparato apre delle alette direzionali e si dirige verso le coordinate che riconosce e che sa dove sono grazie al sistema di puntamento GPS, oppure anche tramite droni in volo con un puntamento laser. Quindi è un proiettile d'artiglieria che si autodirige verso il bersaglio seguendo il raggio laser. Sai che ho visto una miriade di video con i droni, io perché sono un pilota di droni, nel senso che sono un professionista, sì, molta esperienza, ho il patentino, tutte le abilitazioni, ok. Ho visto che ci sono centinaia e centinaia di video che hanno i droni come il mio, hanno dei Mavic DJI uguali al mio. Attaccano la granata sotto e poi la sganciano, ma è pieno. Ne ho visti alcuni usando dei quadricotteri un po' più grandi del Mavic e attaccandoci sotto la carica dell'RPG. Sì, no? Vabbè, sì, in FPV guidano con gli occhiali. Esatto, e poi che cosa fai? Fai un volo a perdere, diciamo, sì, perché con quello non ci torni più indietro. E vedi il drone che vola, però sbanda, cioè non ha un volo lineare, perché quel contrappeso chiaramente influisce sul volo. Però sfruttando la capacità di erogazione dell'elettricità, di corrente da parte della batteria e la potenza dei motori al massimo, fai voli magari brevi, però riesci a sollevare questo carico e a raggiungere il tuo bersaglio. C'è qualche video da far vedere? No, non c'è qualcosa sotto mano? No, adesso non ho nulla sotto mano di questo. No, ma io comunque ho visto che FPV è pazzesco, cioè una roba incredibile. Dei mezzi da 1.500-2.000 euro li usano con... poi sganciano la bombetta sotto. Pazzesco. Una cosa, un'ultima cosa che ti volevo far dire, perché è molto importante... è la firma che c'è stata in questi giorni
di un accordo di riappacificazione tra l'Iran e l'Arabia Saudita. Perché è molto importante? Perché è stato raggiunto questo accordo grazie alla mediazione non statunitense, che è lo storico alleato dell'Arabia Saudita, ma grazie alla mediazione invece cinese. Questo accordo è stato il frutto di più di 2 mesi di trattative ed è stato siglato questo accordo a Pechino. Lo ha seguito l'ex ministro degli esteri Wang Yi, che ha seguito tutta l'operazione, la trattativa, ha la fiducia piena dei suoi interlocutori, pertanto è stato chiamato lui a firmare, a presenziare alla firma. È stato un momento storico, anche perché era dal 2016 che erano interrotte completamente i rapporti diplomatici tra i due paesi. Verranno riaperti entro un mese le delegazioni diplomatiche, quindi le ambasciate, i consolati nei rispettivi paesi, e si va verso la normalizzazione dei loro rapporti, con un immediato beneficio anche sul conflitto nello Yemen, che è congelato da parecchio tempo, quando di fatti l'Arabia Saudita ha un po' gettato la spugna perché vedeva messo troppo a rischio le sue capacità di raffinazione e gli impianti petroliferi bersagliati dai droni suicidi yemeniti, che poi sono fatti in Yemen ma su progetto iraniano. Perché una volta hanno addirittura colpito l'impianto principale dell'Aramco, a poca distanza tra l'altro dal Qatar, e quindi vediamo, aspetta che ti dico anche proprio come si chiamava il tuo caro amico Giuseppe Masala. Ha condiviso 2 video adesso mentre sei in diretta delle truppe che sono in giro per la Francia, della NATO, per le strade. Ah sì? Sì, te lo mando adesso, l'ho pubblicato adesso. Masala l'ha messo online da... Masala? Sì. Questi sono completamente cretini, va bene, ok, faccio. Per la città di... Guarda con quello che passa, devo fare la spesa. Ma l'hai visto? No, ma guarda indietro. Sì, ma creano anche, facendo così, agendo no, così, creano anche panico, guarda. E... Ma guarda un attimo, guarda. Guarda. Ma sì, ma c'è anche rumore, fa suono, dai. Ma cosa fanno? No. Aspetta che ce ne sono 2. Ma sono francesi questi, non erano francesi. Aspetta. No, perché la divisa francese è un'altra. Sì, adesso tu mi dirai cosa sono, aspetta. Ma questi stanno male questi qua. No, guarda qua. Aspetta. Che ah, anche tu hai un gatto, vedo. Sì, aspetta. Aspetta. Questo è lo stesso di prima. Oh cavolo, scusa, devo aggiungere lo schermo, aspetta. Questa è una canzone della Legione, scusa. Aspetta, chiedo scusa, ma ho fatto un casino. Aspetta un attimo, Kiku, mi ha toccato la mano, non riuscivo più. E queste qua, guarda. Dimmi chi sono questi qua. Ma non so se sono francesi, Ma qualcuno dice sono video vecchi, ma se le metti in Masala non sono vecchi, perché Masala... Ma può anche darsi che lo siano, La stagione sembra corretta. Tolgo via l'audio. Ma questi... Guardi la gente che li filma e loro sparano. Ma guarda il telefonino. Sì. Comunque guarda, non è che siano piazzati tanto bene, a dire il vero. Guarda, c'è in mezzo di incrocio. Ma tu pensa, arriva qui un razzo RPG e fa fuori la metà.
un proiettile di mortaio, cioè li fa fuori un 120 di mortaio, li fa fuori tutti. Ma Stefano, ma scusami, ma è normale che questi qua vanno in giro con la macchina a fare la spesa, vanno al bar e questi qua fanno finta di sparare in mezzo alla strada? Ma non sono, ma non è normale, no, non è normale, no, devi avvisare prima, blocchi il traffico, non che puoi fare queste cose qui in mezzo alla gente, dai. Ma guarda, è assurdo, dai. Va bene. E su questa nota goliardica, no, non si che pagliacci, ma no, però se l'ha messo Masala vuol dire che lui è, cioè, uno che sa quello che fa, quindi. Ma sì, può, però per carità, bisogna vedere un attimo adesso com'è. Se l'ha messo, sicuramente l'avranno condiviso anche altri, e lui l'avrà condiviso a sua volta. Vediamo un attimo. Comunque, io ho finito gli argomenti. Se hai ancora qualche domanda, altrimenti. Se avete ancora qualche domanda, salutarci. Per Stefano, poi lo congediamo. Allora, sto leggendo se c'è ancora. Quanto abbiamo già dato di soldi fino adesso all'Ucraina? Tu lo sai? Noi 60-70 miliardi, credo. Scusami, non tanti così. Pardon, credo un paio di miliardi. Non è male con 7 milioni di poveri dare 6 milioni di poveri dare 2 miliardi per la guerra. Per una guerra, guarda, ma ufficialmente, poi in realtà tieni presente che c'è il segreto militare sulle forniture, quindi sì, però con 2 miliardi sai quanta gente aiutiamo in Italia? Però bisogna vedere anche i mezzi in volo che forniscono le informazioni, quanto ci sono costate, perché anche quel lato lì è complesso. È complesso fornire un quadro completo del costo delle forniture a sostegno di un conflitto, come sta facendo la NATO. Non è semplicemente calcolare il costo dei semplici materiali che invii. Però Stefano, comunque sia, se la matematica è un'opinione, 1 miliardo di euro è 1.000 milioni di euro. Quindi vuol dire che 2 miliardi di euro sono 2.000 milioni di euro. Allora, se sì. 2.000, almeno queste sono le cifre quasi ufficiali, quindi 2.000 milioni di euro, 6 milioni di poveri che non riescono ad arrivare a fine mese, forse era meglio darli alla gente italiana, 2.000 milioni di euro, magari facevi posti di lavoro, aziende, aiutavi la gente nella sanità, no? Noi diamo le armi per uccidere la gente. Secondo potevi me abbassare le bollette della corrente. 2.000 milioni, sì, ma ripeto, in un anno ho viaggiato 2.000 milioni, ma la guerra non è finita, no, non dico fosse 2 milioni, dico vabbè, ma 2.000 milioni con la gente che è veramente in difficoltà. Io, beh, tu non fai quello che faccio io, ma io tutti i giorni mi scrive gente che mi chiede dei soldi perché sono nella merda, non riescono a mangiare. Io a Natale ho dato 50 a uno, 50 all'altro, 100 all'altro, ho messo in contatto le persone, c'è gente che gli mancava 50 euro per mangiare. Questi 2.000 milioni, cioè, secondo me siamo alla follia, cioè, bisogna aiutare prima, senza nulla togliere agli ucraini, però prima aiutiamo i nostri fratelli che sono nella merda, poi diamo la mano anche. Ma vedi, la nostra Costituzione prevederebbe appunto quello, che non si faccia la guerra appunto per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di realizzarsi come individui, e quindi la povertà, garantire il lavoro a tutti. Certo. La nostra Costituzione dice che la nostra Repubblica è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E quindi vuol dire che il lavoro non può e non deve essere negato a nessuno. Non il reddito, attenzione. Il lavoro che poi va remunerato giustamente per poter mantenere una famiglia. Però il mio discorso finale è che comunque sia 2.000 milioni per fare la guerra e non per aiutare la gente in difficoltà è veramente una follia. Che poi il governo sia di destra, sinistra, in centro, non cambia nulla, il problema è che non si... Ma non cambia niente perché fanno tutti la stessa cosa, ecco. Però c'è una differenza grossa tra un governo di destra e un governo del PD, per dire, che è destra liberale democratica neoliberista, sono tutti governi di destra alla fine delle fini. La differenza è che gli uni devono poi devono mentirti in campagna elettorale e poi tradire la parola data facendo il contrario. Gli altri, il PD, ti dice già che farà le cose malfatte per gli interessi dell'Unione Europea, della NATO e di tutti tranne che i tuoi, di cittadino, e te lo dice apertamente, quindi non ha bisogno poi di mentirti dopo, cioè di tradire quello che ti ha detto, perché loro dicono ma noi te l'avevamo detto prima. No, senza ombra di dubbio.
differenza. Comunque, fra un po' quello che ho dietro di me, tanto non ci comanderanno più gli americani. Gira di gira che farà finire così. È finito. Ma no, non è l'ambizione che ha. La Russia aveva l'ambizione di diventare un partner dell'Unione Europea e di farlo attraverso una collaborazione proficua per entrambi. E noi invece abbiamo ormai ceduto alle pressioni americane. No, assolutamente non avremo modo di recuperare, perché loro adesso hanno creato un altro mondo. Tu hai saputo senz'altro che il G7, il PIL del G7 ormai è sotto il PIL del BRICS. Dove vuoi andare? Che il trend del G7 è in discesa, il trend del BRICS è in salita, e quindi il BRICS è molto più rappresentativo adesso del mondo, anche certo, come ricchezza rispetto al G7. Non solo, perché tanti altri paesi adesso stanno chiedendo di entrare nei BRICS, compreso il Messico. Ma difatti, come abbiamo sbagliato unendoci con Hitler all'epoca della guerra, siamo sbagliato unendoci con gli americani contro la Russia. Invece questa volta dobbiamo stare neutrali, o insieme alla Russia o neutrali. Non abbiamo avremmo fatto dovuto rimanere rispettosi della nostra Costituzione. Abbiamo fatto una cazzata, e questa ci costerà cara, purtroppo, perché alla fine della fiera quei morti che ci sono sotto sono anche grazie alle nostre armi, non penso che loro siano tanto contenti. Quindi no, assolutamente. Guarda, nella situazione economica in cui siamo, quello che si prospetta con un aumento delle spese militari considerevole è qualche cosa che mi... Io ripeto, Stefano, io continuo a non capire, perché si facciano le guerre nel 2023. Sono 20.000 anni che andiamo avanti così, la gente non ha ancora capito. Non lo capisco, potremmo vivere un mondo bellissimo. Vabbè. Soldi. Finiamo con un pensiero positivo, come dicono le mie maglie, l'amore vince come tutto. Come anche i vaccini, era questione di soldi. Sì, alla fine tanti. Sì. Certo, speriamo che le cose migliorano e ci svegliamo una mattina che le guerre non sono più in nessun parte del mondo. Sarà difficile. Speriamo. Stefano, sei stato un gioiello come sempre, spero di riverti presto, è stata una puntata bellissima, 2 ore sono volate, c'era un sacco di persone che ti hanno ascoltato, quindi come sempre hai arricchito. Vi saluto, buonanotte a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao grande, ciao.